Cioè, allora, qua scegliamo il Giappone, così almeno mi danno le maglie, la prima e la seconda maglia, e lo stemma anche. Cos'è? Pacchetto di benvenuto? Dai. Francia, Pogba. No, attaccante. Griezmann. Dai. Oh! Ma veramente? Cioè, iniziamo così? Ma cosa balli? Non ci credo, non è possibile. Veramente iniziamo così? Ragazzi, guardatevi questo video perché praticamente vi faccio vedere anche una partita e ci divertiremo un po' anche con la telecronaca. Però, cavoli, già a prendere Griezmann mi è venuta voglia di aprire un altro pacchetto. Cosa c'è? Ne apriamo un altro? Ne apriamo un'altra? Sì o no? Non vi vedo. Non vi vedo. Dovete fare sì con la testa, perché se no non lo apro. Ok, dai. La maggior parte di voi hanno detto di sì, anche col pensiero. Eccolo qua. Allora, sono 7-5, chi se ne frega, tanto non li usavo mai, Ultimate Team non lo faccio più, facciamolo qua bello tranquillamente, non smetto più di parlare, per scorreggiare. Eccoci qua. Non è possibile, Piqué, ma che squadrone! Ora ovviamente avrò la squadra de merda, ma non ve la faccio vedere, perché andiamo direttamente a fare l'amichevole Francia-Germania. Era basta! Quindi ragazzi, dopo i primi spacchettamenti passiamo a una partita amichevole, farò Francia-Germania, ma nello stesso tempo vorrei da parte vostra una squadra, quindi ditemi nei commenti la prima squadra che utilizzerò nel torneo mondiale, nel gioco, sul canale. Quindi farò un mondiale con la squadra che sceglierete voi. Leggerò tutti i commenti entro domani. Quindi tutti i commenti che vedrò oggi verranno accumulati e domani sceglierò appunto, grazie ai vostri commenti, la squadra da utilizzare nel mondiale. Come vedete ragazzi, sono state ritoccate tutte le foto proprio per il mondiale, quindi come potete vedere i giocatori stanno indossando tutti quanti la maglia della propria nazionale. E anche questa è una cosa molto bella ragazzi nel gioco. Adesso andiamo ad affrontare questa partita. Ho messo Mbappé come unica punta e poi Dembélé a destra, quindi per il resto era già tutto così e va benissimo. Ecco qui ragazzi, pesante. Francia-Germania, guardate lì, che figata. C'è anche Kazan Arena, quindi praticamente il campo, anno 2013, capienza 45.000. Quindi ci fa vedere anche tutti gli stadi a questo punto, fighissimo. Prima partita in questo gioco, chissà poi se cambia direttamente nel mondiale, se nell'amichevole appunto ci sono delle differenze, e potrebbe essere veramente bello appunto notare questa cosa, nel senso poi quando farò il torneo, se ci sarà una coreografia diversa, un pubblico diverso rispetto alle amichevoli. Praticamente ha dato i nomi di tutti i giocatori e poi è partito l'inno, quindi veramente bella come cosa, eh? Ecco qui. Ovviamente alcuni giocatori sono stati anche ritoccati, ragazzi, eh? Ci guardiamo tutta la scena per vedere bene il tutto. Belli, sono fatti veramente bene comunque. Ecco qua gli allenatori, ovviamente. Cos'è sta cosa? No, ragazzi, fighissimo. Speriamo possano implementare una cosa del genere anche in FIFA 19. Una presentazione del genere della partita. Potrebbe essere veramente una figata assurda, no, ragazzi? Cosa ne dite? Vediamo se fanno vedere anche gli avversari. Eh sì! Dai, raga, bella sta cosa. Bello, bello, mi piace. Anche i colori sono più accesi. Mi piace una cifra questa situazione. Vediamo un po'. Là. Già mi vogliono brasare qua. Oh. Bella subito il recuperozzo. Andiamo, proviamo a ripartire noi. Kanté. Adesso Kanté allarga per Digne. Digne ancora indietro per Kanté. Kanté prova ad allargare tutta per Sidibé, che poi apre per Dembélé. È tutto un accento qui.
Via! Grandissima! Sidibé prova ad avanzare! Da tutt'altra parte! Oh! No! Attenzione subito con la Francia! Attenzione Ozil qui! Vabbè. Attenzione, riparte la Germania. Oh, bella frenata qui, mi ha completamente fregato. Ma poi riusciamo a tornare a dargli fastidio. Attenzione, pubblico molto più sveglio. E adesso proviamo a far avanzare Sidibé. Sidibé dall'altra parte, per Dembélé. C'è l'aggressività della nazionale francese. Ancora Dembélé che prova ad entrare. Attenzione a Dembélé, entra il tiro di Dembélé. Niente da fare. Il pubblico è veramente galvanizzato da questa situazione. Ancora Dembélé che prova a ripartire con un'aggressività incredibile. Guardate Dembélé come si fa tutta la falcata. Oh! E basta però. Vediamo un po' adesso il passaggio per Griezmann, che però riesce a recuperare palla. Ancora Griezmann, la finta incredibile di Griezmann, che poi va verso il centro, c'è il taglio. Attenzione, no! No! L'errore di Griezmann, ma grande azione. Porta via l'uomo Mbappé, poi Griezmann conclude così però. Kanté. Kanté ancora per Dembélé, che probabilmente non ce la fa più Dembélé, porca miseria. Però qua riesce a fare una gran cosa e a recuperare terreno. L'apertura da tutt'altra parte per Lemar, che sicuramente non è un pifferaio Lemar, è un ottimo giocatore. Adesso vediamo un attimo cosa succede. Il passaggio in mezzo, niente. Dembélé conclude male. Però poi riesce a destreggiarsi un pochino la Francia nuovamente. Il passaggio è per Pogba. Peccato. Finisce qui il primo tempo. Un pubblico ovviamente... Guardate che bello, ecco qui altre immagini. Diciamo che il pubblico si fa sentire molto di più rispetto a una classica partita. Il fallo di Pogba, qui si butta per terra. Addirittura. Cosa spingi? Ma veramente giallo così? Ma che fallo? Ma che giallo è? Non la sfruttano a pieno col cross, vogliono giocare palla bassa ed effettivamente hanno la meglio. Grande parata qui di Lloris. Bella lì, bella lì. C'è comunque un altro clima, anche col pubblico e tutto quanto. C'è comunque un clima un pelino più entusiasta. Va bene, va bene. Bello, bello, perché è il classico piattone. Bello, però va bene. Se riusciamo a velocizzare un po' l'attacco. Ed ecco qua subito Digne. Dall'altra parte per Martial. Guardate Martial, prova subito a partire. Vediamo adesso Martial, eccolo qui, bravissimo. Bello il movimento di Martial, che poi prova ad accentrarsi. Attenzione a Martial da solo. Attenzione, ma dai. Vediamo un po' questo calcio d'angolo. Oh, battuto abbastanza bene, bello tagliato. Niente da fare per ora. Ci arriva Pogba che la rimette in mezzo. Attenzione! No! L'ha salvata sulla linea! Dai che ripartiamo. Dai che ripartiamo. Opla! Dai! Così, apertura. Rivediamo ancora. Dai ragazzi, dai! Oh, ma baci! Però bello, bravo, dai! Ci devi andare. Arbitro, basta! E dai, oh, ok, ci sono anche più cartellini, sto notando, eh. Ma è possibile, ragazzi, però, mamma mia, abbiamo fatto tutto in attacco, neanche un gol. Potrebbe essere anche la disposizione offensiva, magari con i due attaccanti uno dietro l'altro, che poi alla fine non sono proprio attaccanti puri. Forse era meglio, magari, ad esempio, far giocare Giroud, ma intanto questo lancio incredibile per Martial. Il cross in mezzo? E come al solito sono tutti scablati. Attenzione, c'è la scivolata, c'è voglia di andare, c'è... ed è finita qui la partita, ma porca miseria, oh. Vabbè ragazzi, questa è la prima partita che ho fatto su appunto questo DLC, mi piacciono molto le aggiunte, mi è piaciuto molto anche giocare questa partita, perché comunque il pubblico ha creato un'atmosfera assolutamente diversa dalle partite normali, ma come giusto che sia, perché comunque anche se è un'amichevole, l'atmosfera del DLC è quella dei mondiali,
Quindi, come potete sentire, si continuano a sentire i cori e lo stadio è molto più colorato e acceso, ovviamente. I tifosi hanno appunto anche la faccia pitturata per la propria nazionale, ci sono tantissime novità e non vedo l'ora di provare a fare un mondiale intero, un torneo intero. Quindi ditemi voi, come vi ho detto ad inizio video, la squadra che vorreste vedere, una qualsiasi. Poi io guardo con tutte le squadre che avete messo, faccio la somma e partiamo con un torneo mondiale. Grazie a tutti per aver visto questo video, fatemi sapere cosa ne pensate ovviamente di questa novità, se siete contenti dell'aggiunta del DLC e di tante altre cose carine che hanno piazzato, e ci vediamo nel prossimo video. Bella!